Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. Mercoledì 6 ottobre, bentrovati con la pagina informativa di Foggia TV. A voi naturalmente che avete posizionato il tasto del vostro telecomando sul 99 va il più grande ringraziamento per averci scelto anche oggi. Allora andiamo a vedere insieme i titoli dei maggiori argomenti che tratteremo. Aggredito il rider reporter Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia colpito al volto a San Severo nel quartiere di San Bernardino, arrestato l'autore dell'aggressione. Una lapide per Hope, la donna nigeriana bruciata dalle fiamme della sua baracca a Borgo Mezzanone, rimasta senza identità, avrà la sua lapide nel cimitero monumentale di Bari. Spese e disagi all'edilizia sperimentale per anziani, gli inquilini non ci stanno, o paghiamo o mangiamo. Altri 4.000 euro di multa al Foggia, canonico sbotta, denunceremo i responsabili. Ricorderete la storia della donna nigeriana senza identità che perse la vita nel febbraio del 2020 per l'incendio della sua baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone. A lei è stato dato il nome di Hope, nel segno e nel nome della speranza, insomma Hope. In inglese vuol dire speranza in italiano e quindi speranza è nel suo ricordo. È stata inaugurata per lei una lapide nel cimitero monumentale di Bari, in apertura del servizio di Cirodattoli. Nel cuore è la credenza, è la fedeltà, il volere del bene o il male, però Dio quando ci ha creato non guarda le nostre facce, guarda il nostro cuore e vede effettivamente ciò che noi facciamo. Said è il responsabile della comunità islamica pugliese ed il cuore malvagio di cui parla è quello di chi ha appiccato il fuoco alla baracca di Hope, bruciandola viva. Hope, speranza, è il nome dato alla nigeriana che il 4 febbraio del 2020 perse la vita dopo le fiamme del suo ricovero di fortuna nel ghetto di Mezzanone, nell'ex pista dove la vita è oltre il limite del possibile. Ad Hope, la Fai Cisla, ha dedicato una lapide nel cimitero monumentale di Bari. Non poteva essere una fossa come c'era stato recapitato nel documento, era indicato una persona anonima in un campo, in una fila, in una fossa. Hope è, diciamo, è una nostra sorella, una nostra amica, è una nostra battaglia quotidiana, Hope, perché Hope ha affrontato un percorso impegnativo, ha cercato nel nostro paese di trovare una vita migliore, invece non è stata fortunata. Perché tante come Hope non sono uguali agli altri. Tante persone hanno la loro esperienza, anche le persone camminano, fanno le cose in base alle loro esperienze. La gente vedono le cose in base a quelle che vedono e sentono. Hope è il simbolo dei non visibili, delle tante e tanti che come lei lavorano nei campi del Foggiano, sfruttati dai caporali, osteggiati da molti, con la sola speranza di trovare quel che resta della vita oltre l'ex pista, oltre un orizzonte diventato inferno nel ghetto del fuoco. Però noi non possiamo permettere che i ghetti esistano perché sono violenze contro l'umanità, vanno combattute perché là dentro l'umanità viene praticamente cancellata, non c'è nulla di umano. Lei ha chiamato tutti ad un senso di responsabilità, è fiducioso che davvero possa non esistere più quell'inferno?
Beh, noi dobbiamo combattere quotidianamente perché quegli inferni non esistano più. Anzi, noi faremo un congresso voluto da tutta la federazione a Foggia, a San Giovanni Rotondo, dove uno dei nostri temi sarà l'appello alla cancellazione dei ghetti, perché i ghetti, come dicevo, sono violenze contro l'umanità. Ricorderete la presenza di Vittorio Brumotti sulle strade di Capitanata con l'Associazione delle Vie Francigene d'Europa. Ebbene, Brumotti stava per realizzare anche degli speciali per Striscia la Notizia, quindi per la TV nazionale a Foggia. Sapete benissimo, lui è l'inviato che con la bicicletta va per le strade nei quartieri dove c'è lo spaccio di droga a denunciare tutte queste situazioni. Ebbene, ieri è stato aggredito tra le strade del quartiere San Bernardino di San Severo. L'inviato rider di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, stava realizzando uno dei suoi speciali sempre sullo spaccio di droga alla luce del giorno e, come suo solito, con l'immancabile bicicletta era lì per denunciare il tutto prima di essere accerchiato e colpito al volto con un pugno. Prognosi di 30 giorni per lui, mentre il colpevole, l'aggressore, è stato immediatamente, dopo il riconoscimento, naturalmente, arrestato. Sentiamo. Inseguito, accerchiato e colpito con un pugno al volto. E questa l'accoglienza riservata all'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, al quartiere San Bernardino a San Severo. Un'aggressione che non è andata avanti soltanto grazie all'intervento pronto delle forze dell'ordine e che ha procurato allo stesso Brumotti un trauma al volto guaribile in 30 giorni. L'aggressore è stato poi riconosciuto e arrestato. L'inviato, che soltanto qualche giorno fa era felice e festante tra le strade di Capitanata per il viaggio delle associazioni delle vie francigene, è solitamente impegnato con la sua bicicletta nel denunciare lo spaccio di droga all'interno dei quartieri a rischio delle città italiane. Era già stato nella zona del palazzo Ex Ompi a Foggia, dove c'erano state tensioni, senza nessun problema però, prima di spostarsi a San Severo. Contusi anche alcuni rider, collaboratori di Brumotti, fanno sapere dalla pagina ufficiale del programma satirico della TV nazionale, che rilancia e chiede l'aiuto di tutti. Denunciamo queste situazioni di degrado, annunciano. Facciamolo per i bambini, non si può far finta di nulla. C'è stato quindi il seguito dell'arresto del responsabile dell'aggressione a Vittorio Brumotti. Torneremo con la cronaca a San Severo con altre notizie, intanto però ci spostiamo sempre in provincia, a Cerignola, dove è stato preso il bonificatore di una rapina ad un tir diretto in Francia con un carico di mandorle. L'assalto fruttò 60.000 euro ai malviventi, si indaga ancora sulla presenza di complici. Sentiamo Roberto Parisi. Il caso specifico riguarda un carico di circa 20 tonnellate di farina di mandorle diretto in Francia, con un valore di circa 60.000 euro. L'autotrasportatore fu rapinato nel dicembre del 2019 nei pressi del casello di Cerignola Est, sulla A14, dopo un piano messo in atto da più persone, tra cui l'arrestato delle ultime ore, che aveva il compito di scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine nell'immediatezza dell'operatività dei suoi complici. Dovrà rispondere quindi di rapine e sequestro di persona in concorso, ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su azione della locale procura ed eseguito dalla Polizia Stradale di Bari. Infatti il destinatario del provvedimento è un personaggio già noto alle forze dell'ordine, originario di Andria. Il cosiddetto bonificatore della rapina è stato tradotto in carcere. Le indagini intanto proseguono. Infatti sono in corso attività per individuare possibili altri componenti del gruppo criminale che hanno messo a segno il colpo. L'autotrasportatore fu depredato delle mandorle, che sono in particolar modo richieste per la produzione dolciaria. E a San Severo, sempre per la cronaca, nel corso della scorsa settimana sono stati svolti mirati servizi di controllo del territorio nell'area completa della cittadina di San Severo, appunto. 1.000 posti di blocco, specie nei quartieri ad alta densità criminale, sono stati anche sequestrati 2,6 kg di droga e sono stati impegnati tutti gli agenti di polizia del commissariato di San Severo in sinergia con i Baschi Verdi della Finanza. E ancora, cronaca sempre che arriva da San Severo, arrestati due sanseveresi per un tentato furto di tubature all'interno del consorzio bonifico di Capitanata. Le tubature erano già pronte per essere caricate sull'auto in sosta nelle campagne di Castelnuovo della Daunia. Ce ne parla nel servizio Angelica Dandola.
Avevano appena smontato le tubature del consorzio di bonifica di Capitanata, pronte per essere caricate sull'auto e portate via. Ma il colpo non è riuscito, grazie alla tempestività dei carabinieri, arrestati due sanseveresi di 49 e 44 anni in trasferta nelle campagne di Castelnuovo della Daunia. Il blitz è stato possibile dopo che i carabinieri hanno notato un'auto in sosta, sospetta e già oggetto di precedenti segnalazioni. Dopo la perquisizione del veicolo, ritrovati cacciaviti e arnesi da scasso. Per i due malviventi, confermata la convalida agli arresti domiciliari. Rientriamo in città. Questa mattina in via d'Addedda abbiamo raccolto ai nostri microfoni la denuncia fatta per la situazione incresciosa delle case di edilizia sperimentale per anziani. Abbiamo sentito Giorgio Cislaghi, rappresentante della Federazione Pensionati Anziani ACLI, insieme a coloro che vivono nel palazzo. Tantissimi i disagi presenti e che nella maggior parte dei casi si riversano sulle tasche degli inquilini. Sentiamo. Ci troviamo in via d'Addedda, appunto nelle case di sperimentazione per gli anziani, e siamo qui per fare delle denunce su alcuni disguidi. Sì, questo è un progetto bellissimo che prevede un'edilizia sperimentale espressamente dedicata agli anziani, degna dei migliori paesi del nord Europa come Svezia e Norvegia. Perché qua siamo sul tetto, abbiamo vicino dei pannelli solari che dovrebbero alimentare tutti i servizi comuni, il riscaldamento, climatizzazione e acqua calda per le case. E invece no, non funzionano. Non funzionano e quindi agli inquilini tocca pagarsi le spese, che sono un centinaio di euro al mese. Spese che non sarebbero a carico loro se tutta questa roba ben di Dio di energia elettrica rinnovabile funzionasse. Poi ci sono altre criticità, perché ci sono infiltrazioni d'acqua, ci sono dei locali sotto che servirebbero per la socializzazione, per l'assistenza sanitaria e tutto, che sono in disuso. E tutto questo, quando ci sono dei problemi, come quando hanno dovuto riparare l'ascensore, stranamente se lo sono dovuto pagare loro e non chi ha sbagliato a fare certi lavori. Ci sono dei pluviali che scaricano sulle aree comuni esterne, dovrebbero scaricare sulla Fogna Bianca. Mentre il signore abita proprio in questa residenza. Io sono l'assegnatario Bianco Raffaele e praticamente sono felicissimo di aver ricevuto questo alloggio, però purtroppo, malgrado, diciamo, ci sono questi problemi che ogni mese ci affligge, perché 3.000 euro al mese di bolletta condominiale, oltre a quelle che già paghiamo sul condominio, la bolletta diciamo energia elettrica, oltre a questo ci tocca pagare questi 3.000 e rotti, praticamente sono un 100 euro cada uno, quindi noi siamo dei pensionati al minimo e praticamente diciamo due sono le cose: o paghiamo le bollette o dobbiamo mangiare. Qui abbiamo un tubo smontato, signora Rita, proprio nel vano cucina. Cosa è successo? Siccome le tubazioni saranno piccole, in poco tempo si intasano e va a finire che caccia tutta l'acqua fuori della lavatrice, della lavastoviglie, e bisogna chiamare un idraulico per far... E ci ha detto proprio l'idraulico che le tubazioni sono piccole e non riesce a... si intasano, si incrostano e bisogna stare sempre a sturare. Quindi siete voi che smontate? Sì, sono io. Poi facevo dei rifili che ho comprato, adatti per mettere qua. Ok, ok. Perché l'idraulico non si presenta, giustamente, sì, perché... Quanto soldi ci vuole? Dobbiamo pagarlo alla spese nostre. A spese nostre dovremmo chiamare l'idraulico. Oggi a Foggia un incontro presso l'Aula Magna del Dipartimento di Economia per parlare di antimafia e dell'elaborazione dottrinale giurisprudenziale del fenomeno mafioso. Ci saranno i saluti istituzionali del Presidente del Tribunale di Foggia, del Procuratore Ludovico Vaccaro, dell'Avvocato Orsitti, Presidente Ordine degli Avvocati e del Rettore dell'Università di Foggia Limone. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Foggia, dal Presidio di Libera e dall'Associazione Dottorandi
grandi italiani di Foggia. Stanno per tornare, faranno l'esordio stagionale nel palinsesto di Foggia TV, le due trasmissioni in cui si entrerà nei meandri delle vicende cittadine. Chiaro di Luna con Michi De Finis e Senza Maschera del nostro direttore Attilio De Matteis. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti. Il voto della politica dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia. La città, nelle mani del commissario, cerca la strada del futuro. Giovedì 7 ottobre, Chiaro di Luna. Il crollo del centrodestra nelle urne delle amministrative. Il ballottaggio a Cerignola. Le elezioni a Manfredonia. Giovedì 14 ottobre, Senza Maschera. Riaprono le discoteche e le sale da ballo, ma lo faranno solo al 50% per i locali all'aperto e al 35% per i locali al chiuso. È stato il Comitato Tecnico Scientifico a dare effettività a questa notizia con una nota pubblicata nella tarda serata di ieri, ma i sindacati dei gestori non ci stanno, sono insoddisfatti per le condizioni, oltre a quelle della capienza si parla anche di registrazione dei presenti e della certificazione verde, quindi il Green Pass per tutti, e quindi secondo i sindacati dei gestori sono condizioni che non permetteranno a tutti la riapertura. Chiude la banca di Castelluccio dei Sauri, eppure c'erano i presupposti per andare avanti. Sentiamo il sindaco del paese dei Monti Dauni, Antonio Del Priore. Abbiamo appreso ufficialmente che il prossimo venerdì la nostra filiale della Banca Popolare di Bari chiude definitivamente. Purtroppo siamo molto rammaricati per questa notizia, anche perché abbiamo tentato, anche per il tramite del prefetto, ma non solo, per il tramite dell'assessore piemontese e del presidente Emiliano, di bloccare questa decisione. Non comprendiamo le ragioni, avendo la Banca Popolare di Bari ottimi rapporti con l'amministrazione comunale, in quanto ospitata nei locali della sede municipale, come possiamo vedere qui alle mie spalle. Ad ogni modo adesso dobbiamo guardare avanti, per noi sicuramente una grave perdita per i cittadini e per le attività produttive. Ad ogni modo io ho già inviato lettera ufficiale a 12 banche presenti nella provincia di Foggia, mettendo a disposizione i locali comunali già predisposti per ospitare uno sportello bancario, mettendo a disposizione di un'eventuale banca che voglia venire ad aprire una nuova filiale a Castelluccio dei Sauri. Siamo pienamente disponibili a qualsiasi tipo di incontro. Io in passato con la Popolare di Bari anche ho proposto addirittura l'utilizzo dei locali a titolo gratuito, purché insomma questo servizio di pubblica utilità resti nel nostro comune, un fatto importante per la crescita economica del nostro posto. Quindi mi auguro che questa mia lettera, questa mia comunicazione possa essere ben accolta da qualche istituto bancario con cui si possono instaurare i rapporti anche legati alla tesoreria comunale. Ancora una multa al Calcio Foggia, stiamo aprendo la pagina sportiva. All'indomani, questa multa è arrivata all'indomani dell'ultima gara casalinga dei rossoneri, vinta contro il Messina 3-1. Altri 4.000 euro di multa per la società di Canonico, dopo i 4.000 della settimana scorsa per la gara contro la Juve Stabia. Il tutto per il lancio di 7 bottigliette d'acqua, si legge nel comunicato della Lega Pro. Il presidente del club rossonero sbotta e nella serata di ieri ha emesso un comunicato stampa durissimo. Sentiamo. È ora di dire basta. Lo annuncia in modo fermo e deciso il presidente del Calcio Foggia, Nicola Canonico, in un comunicato stampa emesso nella serata di ieri. Il giudice sportivo infligge una nuova ammenda alla società rossonera per via di una serie di lanci di bottigliette d'acqua piene con tappo, 7 per l'esattezza, indirizzate verso il portiere avversario, si legge nella nota.
E così sono altri 4.000 euro che vanno a sommarsi ai 4.000 già inflitti al termine della gara contro la Juve Stabia. Costa cara questa nuova intemperanza del pubblico foggiano al presidente Canonico, che sbotta e annuncia che la società farà di tutto per individuare e denunciare gli autori di comportamenti così odiosi, di atteggiamenti che vanno a ledere l'immagine dell'intero pubblico di Foggia, si legge nella nota. Per poco pagano tutti in termini di immagine, ma alla fine i soldi li caccia la società di Via Gioberti. Il sunto del discorso è questo, con Canonico che poi rincara la dose dicendo che chi commette gesti come quelli contestati dal giudice sportivo non merita di entrare allo Zaccheria. E intanto si è conclusa ieri la lunghissima settima giornata del campionato di Lega Pro, con quasi tutte le squadre che erano già proiettate verso il prossimo turno, compreso il Foggia che affronterà il Palermo domenica, ma si è concluso il settimo turno solo ieri con la vittoria del Catanzaro 3-1 sulla Fidelisandria. Catanzaro che, come vedete, in graduatoria sale a quota 11 raggiungendo Juve Stabia e Paganese, mentre la Fidelisandria è terzultima con soli 5 punti insieme a Latina e Messina, davanti soltanto a Potenza che ne ha 4 di punti e 3 della Vibonese che è ultima in classifica. La classifica sul lato destro sorride alle pugliesi, sono ben 5 nelle prime 6 posizioni, Bari in testa con 17 punti, a seguire insieme alla Turris ci sono Monopoli e Virtus Francavilla con 13 punti e poi Foggia e Taranto con 11 punti. E in questo mese il Foggia affronterà proprio Bari, Monopoli e Taranto, di quelle squadre che avete visto lì sopra nelle alte posizioni della classifica. Ma dicevamo, il Foggia si sta preparando ad una gara importantissima, quella contro il Palermo. È sempre difficile affrontare una squadra blasonata come il Palermo, nonostante le difficoltà che i rosanero stanno avendo in campionato. Di tutti gli aggiornamenti ce ne parla Tiziano Richiello. Con la gara Catanzaro-Andria di ieri si è completato il settimo turno di andata del Girone C di Lega Pro, un campionato che continua a parlare pugliese, considerato che nelle prime 6 posizioni della classifica vi sono ben 5 formazioni della nostra regione. È proprio il Foggia di Zeman, grazie al successo sul Messina di domenica scorsa, è al 5° posto della graduatoria in condominio con il sorprendente Taranto, ad un solo punto dalle 3 formazioni che occupano il secondo gradino dietro la capolista Bari. Un campionato piuttosto equilibrato, dove fino a questo punto non c'è l'ammazza campionato, così come in coda tutto è in discussione grazie alla classifica corta, con ben 7 formazioni racchiuse in un fazzoletto di 4 punti. Un torneo che dopo 7 giornate ha detto che le vere rivelazioni sono Turris, Monopoli, Virtus Francavilla e Taranto, mentre Catanzaro e Avellino sono le delusioni maggiori, non fosse altro perché partite con i favori del pronostico per la vittoria finale. I rossoneri hanno finora incamerato 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, ed una sola sconfitta, tra l'altro meritata, in casa con la Turris. E domenica si va a Palermo, nel primo di 5 match che caratterizzeranno questo ottobre, che da più parti viene indicato come un mese determinante per stabilire ambizioni e obiettivi di questa stagione. Un mese delicato con impegni probanti, che saranno indicativi della vera forza di questo gruppo che comunque, nelle ultime gare giocate, ha dato evidenti segnali di crescita non solo tecnica ma anche caratteriale. Certo, i margini di miglioramento sono ancora tanti e le prossime gare saranno determinanti anche per stilare un primo bilancio di questa stagione che siamo certi regalerà soddisfazioni al popolo rossonero. Intanto Zeman, il suo staff e i ragazzi stanno preparando la trasferta del Renzo Barbera, dove domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17.30, Curcio e compagni affronteranno il Palermo dell'ex rossonero Filippi. Allenamenti sul terreno della FIGC di Via Ascoli, dove oggi è prevista una doppia seduta, così come nella giornata di venerdì. Giovedì e sabato, giorno della rifinitura, sedute mattutine. E proprio sabato, nel primo pomeriggio, in concomitanza con la comunicazione della lista dei convocati, la comitiva rossonera partirà alla volta del ritiro siciliano, dove rimarrà fino alla vigilia della gara di campionato. A dirigere la sfida ai rosanero è stato designato il signor Marco Monaldi, della sezione AIA di Macerata. Tra poco si chiuderà il nostro notiziario con Spazio Dilettanti News, tutte le notizie del calcio dilettantistico con Antonio Villani, ma prima andiamo a rivedere i maggiori argomenti che abbiamo trattato quest'oggi.
aggredito il rider reporter Brumotti. L'inviato di Striscia la Notizia ha colpito al volto a San Severo, nel quartiere di San Bernardino. Arrestato l'autore dell'aggressione. Una lapide per Hope, la donna nigeriana bruciata dalle fiamme della sua baracca a Borgo Mezzanone, rimasta senza identità, avrà la sua lapide nel cimitero monumentale di Bari. Spese e disagi all'edilizia sperimentale per anziani, gli inquilini non ci stanno, o paghiamo o mangiamo. Altri 4.000 euro di multa al Foggia, canonico sbotta, denunceremo i responsabili. È tutto, grazie per averci scelto. Sei arrabbiato per la bolletta salata? È solo colpa tua. Basta scegliere Itala Energia, luce e gas per ritrovare la serenità. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Avrai un consulente sempre a tua disposizione e uno staff di professionisti pronti a supportarti. Scegli Itala Energia. Itala Energia, luce e gas. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Itala Energia, per ampliamento della rete commerciale, cerca agenti e affiliati per le zone libere della Puglia. Gli interessati possono chiamare al 391 11 40 675. Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo. Auto di Carlo, la città delle automobili. Da Euronics c'è il sottocosto, il meglio della tecnologia anche in 20 rate a tasso zero. Nuovo LG OLED TV 48 pollici con il bonus rottamazione TV può essere tuo a 999 euro. Sottocosto Euronics.